Ma su questi temi si sarebbe dovuto trovare un accordo per dare invece un segnale diverso da quello che è stato detto ieri. È una legge di civiltà che c'è in tante altre regioni. La Calabria ieri non ha dimostrato di essere all'altezza, diciamo, di questa norma, che è una norma che non è solo richiesta dalle donne, è una norma che dà diritto ad avere una parità di genere e quindi dovrebbe essere una norma che dovrebbe essere garantita soprattutto dagli uomini. Il fatto che ieri il Consiglio regionale abbia terminato una discussione, così come mi hanno detto, in quel modo denota ancora che forse bisogna fare qualche passo in avanti rispetto anche alle sensibilità che si deve dimostrare poi concretamente su questi temi. Il Consiglio regionale non ha dato un bel esempio ieri alla Calabria. Noi auspichiamo che il 25, pare che sia stato convocato il Consiglio regionale per discutere della legge, sia quello definitivo. Stiamo pensando anche di aiutare, ecco, i consiglieri regionali con un presidio da fare il 25, e quindi è probabile che in queste ore lanceremo anche a Cisla UIL la proposta di fare un presidio, un sit-in il 25 per chiedere al Consiglio regionale della Calabria di porre fine e di finalmente approvare questa legge, che ripeto è una legge di civiltà che dovrebbe essere a tutela e garanzia di tutti e non solo delle donne. Quindi mi auguro che la politica possa recuperare anche quella visibilità che dovrebbe avere in termini positivi rispetto a una legge del genere. E anche il Presidente Oliverio, che ieri ha annunciato di chiesto il voto a favore, deve dare prova che ancora c'è una maggioranza in questo Consiglio regionale, perché altrimenti è strano che se il Presidente della Regione invita i consiglieri regionali a votare una legge e questa non viene approvata, si pone un problema anche di tenuta della maggioranza. Ecco, noi non vogliamo che la cosa venga buttata in politica elettorale, ecco, aspettiamo che il 25 esca unito il Consiglio regionale su una legge che secondo noi è una legge importante, che dà alla Calabria quello che merita.